Lucia rivela piangendo alla madre Agnese e a Renzo che qualche giorno prima, di ritorno dalla Filanda, era stata avvicinata da Don Rodrigo in compagnia di un altro signore che l'aveva infastidita. Lucia ha tenuto Renzo e la madre all'oscuro di tali insidie su consiglio di Fra Cristoforo, un padre cappuccino con cui la giovane ha un particolare rapporto di confidenza spirituale. Dopo lo sconforto e il dolore, su consiglio di Agnese, si cerca come prima soluzione l'aiuto della legge. Renzo si reca dall'avvocato a Zecca Garbugli per avere un consiglio e trova in effetti una legge che lo difende, ma l'avvocato lo caccia via non appena viene a sapere che l'antagonista è il potente Don Rodrigo. Mentre Renzo è nello studio del dottor Azzecca Garbugli, a casa delle donne giunge Fragaldino, un cappuccino incaricato di chiedere l'elemosina delle noci. Lucia gli chiede di avvertire in convento Fra Cristoforo perché venga al più presto a trovarla. Di lì a poco giunge Renzo, deluso per l'insuccesso della sua spedizione. Il giovane sfoga con le donne la propria amarezza prima di tornare a casa sua.